Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Un buongiorno Milano di sole e buone notizie, ogni tanto ci sta. La prima, ieri abbiamo avuto un incontro insieme agli altri sindaci delle città metropolitane con il presidente Conte. Era un incontro importante, noi chiedevamo più attenzione, infatti è stato un incontro teso con toni anche alti e ammetto che anch'io sono stato un po' troppo ruvido, ogni tanto mi scappa, ma sono talmente appassionato nella difesa dei miei cittadini che ogni tanto succede. Detto ciò, abbiamo portato a casa degli ottimi risultati, perché ci verranno assegnati alle città, ai comuni, altri 3 miliardi, cioè quindi nuovi fondi per 3 miliardi, in più avremo maggiore flessibilità nella gestione del bilancio, questo è significativo per Milano, perché Milano, guardate, il comune di Milano, se serve, oggi ci indebitiamo. Ma io non voglio tagliare nessun servizio ai cittadini, perché non è giusto e perché avendo noi una struttura patrimoniale solida lo possiamo fare. E poi ci è stato garantito che i sindaci avranno poteri commissariali per alcune opere specifiche, in particolare si pensa all'edilizia scolastica. Ringrazio il Presidente Conte perché, devo dirlo, quando c'è da metterci la faccia, lui c'è. Seconda buona notizia. Ieri sera ci è stato assegnato il Car Sharing City Award 2020. Abbiamo battuto la concorrenza di città importanti come Madrid, Monaco, Parigi, Vancouver, Calgary e il riconoscimento mira a premiare certamente la nostra flotta in sharing. Vi ricordo che noi abbiamo 3.000 auto, 13.000 bici, 2.600 scooter, 2.200 monopattini che diventeranno presto 6.000, ma mira anche a premiare l'attitudine dei cittadini di fare dello sharing un utilizzo normale. Portiamoci a casa questo premio. Terza buona notizia, ed è una notizia per Malpensa e per SEA, la nostra partecipata, che ringrazio. C'è una compagnia aerea low cost che si chiama Wizz Air, molti di voi la conoscono, l'avranno anche usata, ha portato in Italia o dall'Italia, ha mosso, diciamo così, 40 milioni di persone nella sua storia. Bene, metterà la sede dell'Europa del Sud a Malpensa, garantendo 20 nuove rotte e soprattutto garantendo 1.000 posti di lavoro in più tra diretti e indiretti. Quarta buona notizia, Milano partecipa sempre, ogni volta che c'è una finestra, ai bandi europei. Lo facciamo in maniera professionale, alla ricerca di fondi, ma anche di collaborare con altre città. Bene, abbiamo vinto questo bando, si chiama Food Trace, è un bando che premiava progetti sulla distribuzione alimentare, Milano era capofila con altre città e ci verranno assegnati fondi per 12 milioni. Buona giornata a tutti voi.